Buongiorno, questa mattina mi trovo a Castellammare, quello che farò è arrivare fino ad Amalfi, salendo prima a Gragnano, arrivando alla Chiesa di Vino, proseguendo il sentiero del CAI chiamato il sentiero dei Cavalieri d'Amalfi, che appunto arrivare sopra la cima dei Monti Lattari e poi si scende fino ad Amalfi. Allora, primi 4 km fatti, ora mi trovo nella Valle dei Mulini, Gragnano, che è tutto un percorso pieno di questi vecchi mulini. Allora, ora percorro questa Valle dei Mulini e salgo in località Castello, è sempre Gragnano, da lì poi continuo la parte sterrata del sentiero dei Cavalieri di Amalfi. Seconda tappa dopo più o meno 6 km, località Castello, famosa per le ciliegie. Allora, lasciato Castello, inizia la parte più sterrata del percorso. Al momento abbiamo di faccia il Faido e quello che stiamo facendo è rientrare proprio verso la sinistra e scavallare le montagne per uscire da quell'altra parte. Eccomi, arrivato alla Chiesa di Pino. Allora, sono arrivato, come detto, al Castello di Pino. Guardate qui la veduta. Siamo proprio sotto al Faido, con il molare, la chiesa e il santuario. E di qua continuano i Monti Lattari. Quello che dovrò fare dopo è continuare dritto e scavallare dall'altro lato verso Amalfi. Allora, appena lasciato la Chiesa di Pino, precisamente lì, e bisogna un attimo stare attenti a non sbagliare percorso, perché proseguendo sembra abbastanza naturale andare dritto, anche se si segue la traccia sembrerebbe di andare dritto, invece bisogna girare qui sulla sinistra. C'è un segno rosso lì, c'è uno qui sopra, ma sulla sinistra vedete i segni sugli alberi. Allora, il tratto dal Castello di Pino fino, diciamo, all'incrocio con l'Alta Via è ovviamente una bella salita, che dobbiamo arrivare in quota più o meno 1000 di dislivello, però fortunatamente è coperta, è poco segnata, i segni se ne vedono pochi, però è abbastanza intuitiva. Vi ricordate quando poco fa ho detto ci sono pochi segni ma la strada è intuitiva? È una bugia. I segni sono pochi, ma la strada non è intuitiva, anzi, dovete stare attenti perché ci sono parecchi sentieri, tracce alternative che non sono nemmeno mappate sulla mappa, che vi possono trarre in inganno. Fortunatamente però il GPS prende molto bene, quindi se portatevi sempre la traccia, almeno un cellulare con la traccia, e male che va, come è successo a me, che avete sbagliato, deviate e ritornate sul percorso. Ogni tanto comunque qualche segno c'è. Nel tempo si riapre un po' la vista con alle spalle il Vesuvio e davanti a noi si inizia a vedere la cima. E niente, in genere mi seguivano i cani, oggi mi seguono le pecore. Allora, non erano pecore, erano capre, stavano semplicemente raggiungendo il resto del gregge con annessi cani e fortunatamente pasture superate. Ora ci siamo quasi, ultimi metri per arrivare sopra la cresta. Fortunatamente qui qualche segno c'è. Arrivato alla fine del sentiero 332 e
all'incrocio con l'alta via dei Monti Lattari. Eccolo. Allora, diciamo che il 332 non è che ve lo consiglio tantissimo, è un sentiero in salita e non ci sono così tanti punti panoramici. Diciamo che di sentieri qui ce ne sono, come dico spesso, molti altri molto più belli. Comunque, ora proseguiamo. La prossima tappa è il rifugio di Santa Maria. Allora, come vi dicevo, dopo pochissimi metri, vedi qui a l'intero tondo, 1024 metri, il 300 continua da quest'altro lato, noi però seguiamo il 301 per arrivare al rifugio. Abbandoniamo anche il sentiero 301 per prendere il sentiero 353 che ci porta al rifugio di Santa Maria dei Monti. Dovremmo essere quasi arrivati. Allora, arrivato al rifugio Santa Maria dei Monti, oggi non c'è nessuno. Ora cerco un posticino all'ombra per fare un po' di riposino e poi scendiamo verso Amalfi. Comincia la discesa all'alto versante. Pausa alle altalene col cagnolino fatta. Ora 351 dovrebbe essere il nostro ultimo sentiero di oggi per arrivare ad Amalfi. Vai! E siamo a più o meno, si vede, 15 km e mezzo, 4 ore e mezza. Allora, iniziando a scendere, si inizia a vedere finalmente l'altro versante. Lì dovrebbe essere Maiori e Minori. E dopo dobbiamo andare da quest'altro lato per arrivare ad Amalfi. Vediamo che questo sentiero è molte scale, che da una parte è più semplice, è un po' monotono, ma è molto semplice. Quest'ultima parte di percorso continua a essere sempre scalini, ma un po' tutto il percorso lo è, però è totalmente esposta. Quindi c'è sia una bellissima vista sul Ravello, Maiori, si incomincia a vedere Amalfi, però c'è anche il sole. Sono arrivato a Scala. Io sto scendendo da qui, di giù si prosegue per scendere a Pontone, dove poi si può andare sia alla Valle delle Ferriere, vi lascio il link da qualche parte, se scendere ad Amalfi. Dicevo, prima di scendere ad Amalfi, io ho prenotato qui una camera a Scala, quindi mi fermo, faccio una doccia, mangio e poi il pomeriggio scendo ad Amalfi. Riprendiamo da dove abbiamo interrotto. Siamo a Minuta, quindi a Scala. Adesso scenderemo in questa direzione per arrivare prima a Pontone e poi ad Amalfi. E finalmente eccola, si intravede la meta finale del viaggio, Amalfi. Allora, qui sulla destra si va alla Valle delle Ferriere, dovrei già avervi linkato il video prima, nel caso comunque la trovate nelle note del video. Adesso andiamo in questa direzione, andiamo verso il centro di Pontone per poi scendere giù. Arrivato ad Amalfi, ecco il Duomo, piazzetta centrale, e ora resta di andarsi a fare un bel bagno. Finisce qui la giornata. Come avete visto, sono partito da Castellammare e sono arrivato ad Amalfi attraversando i Monti Lattari.
ho percorso diversi sentieri, ma la maggior parte sono stato il sentiero 332, il sentiero dei Cavalieri d'Amalfi e il sentiero 351 che scende più o meno verso Amalfi. E è stato, diciamo, un bel percorso, un po' impegnativo, sono 21 km con un dislivello positivo di circa 1100. E dove vi dico, la prima parte è stata un po' impegnativa, soprattutto dalla parte di dopo la chiesa di Pino a salire, perché il sentiero non era tracciatissimo, essendo estate la vegetazione era anche abbastanza folta e c'era anche diversi greggi di pecore con cani annessi, però tutto bene. E mentre invece la discesa è molto semplice, da Rifugio Santa Maria dei Monti a scendere ad Amalfi sono abbastanza tutti, è un sentiero molto pulito a gradoni, si è fatto abbastanza agevolmente e poi c'è tutto il panorama su inizialmente su maggiori e minori e quando si scende su Ravello. E nulla, vi ringrazio per chi è arrivato fin qui a vedere il video, lo sfondo di appunto Ravello, vi saluto, ciao e al prossimo video.